Ciao a tutti ragazzi, Xiderone ancora qua con voi con un nuovo video di Clash Royale. Oggi voglio vedere insieme un deck che mi è piaciuto tantissimo. Come vedete si utilizza come carta principale il Peccone, una delle carte più devastanti di Clash, supportato dal Boia, dallo Spirito Elettrico e dal Principe Nero. Ma come vedete c'è anche il Cimitero. Quello lo utilizzeremo nel momento in cui il Peccone verrà loccato dalla torre e quindi avremo modo di spawnare i nostri scheletrini. Ci sono due spell, la Gelo e il Vortex, che aiutano nelle varie fasi d'attacco o anche di difesa, e il Drago Inferno utilizzato come carta Jolly. Come vedete non ho il deck maxato, ma andiamo ugualmente a provarlo in ladder. Siamo contro Yonkel del clan Smoker. Aspettiamo che apre lui. Spirito elettrico così. Perfetto. Spingerei subito. Vediamo quello che succede. Ok. A me serve il drago elettrico. Il drago inferno, scusatemi. Bello questo attacco devastante, guardate che roba ragazzi, guardate che roba, e il Drago Inferno si va tranquillamente a mangiare il suo peccone. Possiamo andare a giocare anche un Boia che va a pulire Drago Inferno, che locca anche la torre di destra, ed è un attacco devastante, due torri con un attacco, mamma mia. Non abbiamo ancora subito danno. Vediamo un attimino come decide di giocarsela lui. Non capisco perché non mi droppa le carte. Ma non è un problema. Va bene. Qualche problema tecnico a droppare le carte. Gli abbiamo regalato una... praticamente una torre. Ma non dovrebbe essere un problema, perché adesso noi andremo con la cimitero. Non appena il castello centrale, esatto, locca il mio peccone, andiamo così. Penso che lui abbia capito che la situazione potrebbe complicarsi. Lui ha giocato un pecca, quindi praticamente senza elisire. Guardate il devasto estremo. Possiamo anche andare a gelare, non ce n'è bisogno, che andiamo a chiudere con tre corone. Facciamo un test su strada. C'è Calapami, apri tu. Ci sono i nuovi gusti di level up, belli per Halloween. Bello, guarda. Se c'è il primo, guarda, questo qui è la Nightmare Edition, aia, e questo qui è la Frankenstein Edition, ouch, i due nuovi gusti di level up versione Halloween, però proviamone uno, proviamo il Frankenstein, vediamo com'è, aia, due nuovi gusti per la collezione, questo qui è lampone vaniglia scoppiettante, questo qui è il più aspro di tutti, trovato, allora lo voglio provare. Ma riscoppia? È buonissimo. Vabbè, ragazzi, questi erano i gusti. E dopo aver visto la promo dei nuovi gusti strabuoni di level up, andiamo avanti con le nostre partite. Siamo contro DK, JN, Nepalese Clan. Lui gioca pesantissimo, ragazzi, questo suo mortaio. Noi non abbiamo nessun problema, possiamo utilizzare il nostro peccone. Vediamo se riusciamo ad avvicinare, esatto, il moschettiere per fare proprio questo. Dare la possibilità al Drago Inferno di loccare la torre di destra, che aveva già agganciato il nostro peccone. E diciamo che un drago al 13 lo obbliga tantissimo a spendere elisir. 712 la torre sua. Molto bene. Molto bene, andiamo avanti. Intanto vi ricordo ragazzi un bel pollicione in su se vi piacciono i video di Clash Royale. Non dimenticatevi anche di lasciare un commentino qua sotto, ci tengo tanto. Dai, si è già arreso? Forse no. No, non si è arreso. Apprezzabile. Vediamo come va a counterare lui. Ed eccola qui la Tesla. Abbiamo il Boia che comunque sta facendo malissimo insieme al Drago Inferno. E poi può andare a chiudere il discorso sulla torre di destra.
insieme al cimitero. Molto molto bene, cavaliere contro boia, dovrebbe avere la meglio il mio boia. Forse lui non ricorda, penso che abbia una gelo, potrebbe avere una gelo? No. Ok, giocata semplicemente buttata per lui, quella dei barbari scelti. Il peccone è un'ottima difesa. Così. Io lo supporterei, sinceramente. Lascerei... Subirei un attimo un paio di danni dal moschettiere. Poi gli giochiamo sopra uno spiritello. Subiamo 3 danni. Il peccone però è sotto torre insieme al boia. Combinano un'altra combo devastante, ragazzi. Devastante. Mamma mia, torre a 154. Lui potrebbe giocare un mortaio. Avrebbe anche quasi senso. Per non perdere Elisir. Giù con il... Principe nero. Cimitero molto corto. Stesso discorso di prima. Noi abbiamo modo di giocare praticamente dove vogliamo le nostre truppe. Lui potrebbe giocare un mortaio in supporto. Gli mettiamo sempre dietro il boia. Ed eccolo lì, infatti, il mortaio. Lui verrà giocato sopra il drago inferno che viene locato dalla Tesla, però. Attenzione. Tesla su drago inferno. Mortaio abbattuto. Cimitero in attacco per noi. È stato obbligato il moschettiere a girarsi. Principe nero. Che locca il mio... Che viene locato dal suo moschettiere. Andiamo a portare in avanti tutto e sfruttiamo l'attacco del boia. Devastante. Devastante. Let's go! E portiamoci a casa allora il secondo game. Molto, molto, molto bene. Facciamo l'ultima partita di oggi. Spero che questo deck, ragazzi, vi stia piacendo. Spero che vi state divertendo a vedere queste partite contro KMD, The Prodigy, dei Jesus Discipline, Discipline. Non saprei. Un po' pericoloso aprire con un boia. O semplicemente con un dragone. In realtà posso giocarlo, il boia, tanto il suo goblin gigante arriva a sinistra. Oh, porca miseria, questo è un problema. E si apre col cimitero? Vediamo come lo countera. Fermiamolo. Quello fa male, ragazzi, qualcosa fa male. Deck interessante il suo, Perdiamo il peccone, danneggiamo parecchio, non abbiamo neanche fatto chissà quanto male. Cimitero da solo non ha molto senso da giocare, comunque facilmente counterabile. Va bene, dobbiamo ragionare su come poter organizzare il nostro attacco. Lui fa la stessa giocata di prima. Cerchiamo di non farci infinocchiare. Andiamo, cimitero adesso. Eccolo qui il cimitero. Eccolo qui che parte. Fulmine cattivissimo. Potrebbe però non avere più Elisir lui, attenzione. Ho cercato di evitare che venisse di nuovo attaccata la mia torre di destra. Abbiamo accorciato un po' le distanze. 2291. Qui subiremo purtroppo dal bombarolo, non ha senso counterarlo. Dobbiamo essere pronti. Qua è vince chi fa la prima torre. Va bene, 2395, dovevamo subirlo quel danno. Peccone. Lui gioca un gigante elettrico, io gioco un peccone, non è che ho altre alternative. Non è una giocata intelligente, secondo me, quella che ha fatto. Questa è già più pericolosa. Portiamolo indietro di nuovo. Adesso. Non andrà bene, ma ci proviamo. Ce l'ho messa tutta. Cicla bene anche lui, cicla bene. Però il principe nero è full, ha tirato un paio di dita, ma doveva tirarle di là in realtà, non tanto di qua, quindi... Il boia mi interessa, il boia, perfetto. Attacchiamo a sinistra. Non ha senso questa giocata, Non ha senso, è solo per obbligarlo... What? Non me lo aspettavo, sinceramente. Me lo merito. Gli ho regalato una torre qua.
sono obbligato a giocarla così. Me lo merito. Pensavo loccasse. L'ho messo un quadratino di troppo. Non demordiamo. È Drago Inferno contro Drago Inferno qui. Il mio è al 13 però. Vediamo se riusciamo a salvarlo. No, vanno giù entrambi. È molto difficile, ragazzi, è molto difficile entrare in questo... in questa sua difesa. Non ha senso fare nulla. Ha senso così, secondo me. Non ho altre idee. Portiamogli le truppe sotto la torre. C'è anche il fulmine, ragazzi. C'è anche il fulmine. Difficilissimo. Non ha modo di giocare, ovviamente, il suo... Sì, ok, lo gioca, ma non l'ha giocato molto bene. Oh, bravo! Molto interessante questa giocata. Cerchiamo di dare una botta elettrica. Ok! Ci sta. Era veramente difficile, ragazzi, riuscire a counterare questo deck. Ce l'abbiamo comunque messa tutta. Io spero che vi siate divertiti anche oggi con il video di Clash Royale. Vi mando un abbraccio grande. Vi ringrazio. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash. Ciao!